Gesù, ora? Ciao. Allora, coloriamo un pochino di pasta materica per fare questo bello stencil su questa Che scatola. pasta materica? Materic cream. Come fai a vedere? Ce l'ho Datemi pure quanto volete, che è giusto, è giusto. Che colore la vogliamo questa scatola? Questo disegno? Dai, io faccio quel colore che mi hai sgridato. No, il nuit, il nuit, qua sotto. il nuit, il nuit. Vogliamo fare Sì, questo. sì. Per farvi capire che in base a quanto ne mettete cambia tantissimo. Qua devono essere utilizzate poche gocce, quindi non andate giù troppo pesante col colore perché altrimenti mi diluite la pasta. Un po' come la polenta, alla fine non è che cambia tanto. Però se ne mettete troppa farina diventa troppo ruvida. Se invece mettete un piccolo quantitativo. Arianna, ma le rompi È pavimento! sempre il. Attenzione! Se non abbiamo distrutto Ecco, Stefano, farei notare che è ma abbastanza questo è il nero. impossibile distruggere il porfido. Il nero profondo. È già così, è un nero che dice. È scuro, però non è un nero, 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 nero. È un nero molto particolare. All'interno lui gira, vira, al verde e marrone da bagnato. Da asciutto invece è uno di quei neri che c'erano una volta, proprio un nero vintage. Quindi se voi volete fare una credenza, un qualcosa, ma anche solo delle scatole, sì, delle sedie, un qualcosa di veramente vecchio, di veramente vintage, puoi levigarlo leggermente, questo è veramente il colore del passato, ha un sapore tutto suo, è pazzesco. Quindi io sono un po' così, io quando faccio un colore nuovo vorrei che fosse un colore che non c'era, ed è impossibile perché tutti i colori ci sono stati strausati, però perlomeno mettere in commercio una novità. Vedete pian pianino, più mettete colore, più colorate la pasta. Ora io ne ho messo veramente poco per farvi vedere come si modifica la texture. Adesso vedete, ho messo poco colore ed è ancora solida, vedete? Non è troppo liquida. La metto ancora un pochino e si modifica di nuovo. So che sembrano cose scontate, però magari una volta a volte non ci pensi, sono a pensiero, rilassato, che lì che colora, non c'è un marito intorno, i bambini non ci sono, gli animali sono lì che fanno compagnia, tu sei lì, allora, a me è capita così, io sono lì che colora, giro, faccio e poi dopo è liquida perché ho messo troppo colore, ok? Però se avete messo troppo colore, ragazzi, o me la lasciate un attimino lì, quindi si asciuga leggermente, rigirate e il problema non c'è. Aldo, sei tornato? Sì, mi avete sentito, no? Sì, ci ha fatto il suo rombo. Oppure, che cosa? Oppure mettete ancora un po' di pasta, però metti la pasta, togli la pasta, poi ne fate un chilo. E non è il caso magari di fare un chilo di grigio, no? A meno che non dovete fare un muro, Il allora vabbè, torto, e cedo. Sì, grigio nel senso che ora c'è il grigio, ok? Allora, qua io ho fatto questa cosa apposta, perché su questa scatolina purtroppo c'era un piccolo difettino qua. E quindi perché no? Perché non cercare di risolvere il problema col materico? Così. Allora, questo stencil nero che voi vedete è prodotto interamente da noi, è un materiale che noi utilizziamo, purtroppo un materiale molto costoso perché è laserabile, nel senso che non può essere ritagliato con nessun tipo di plotter da taglio, ma proprio per questo motivo qua è molto resistente. Confermo. Quindi se voi dovete comprare uno stencil di questo genere dei miei per fare lavori su cui impiegate molte volte lo stencil, prendete un materiale del genere, un disegno che sia su questo materiale perché è di qualità elevatissima. Se mi dovete comprare uno stencil per usarlo una volta o due e se lo maltrattate un pochino non capita nulla, qualsiasi tipo di stencil va bene, ok? Spesso facciamo anche gli stessi disegni per chi ce li chiede con un altro materiale un pochettino più fine, più blando, costa un pochino di meno ovviamente perché è un altro tipo di materiale, non c'è il costo del materiale. Però questo materiale qui è veramente resistente, può essere piegato e non subisce assolutamente rotture. Adesso io ho messo qua, di là ho messo lo scotch, di qua me lo sono dimenticato, pensa che tubaiola. Io quando Tanto faccio le dirette con i telefonini, ragazzi, finisce la scatola, dai. finisce la scatola, faccio delle figure, dico delle cose ogni tanto, che poi quando me le guardo dico, ma Adesso non come sei in mi è venuta? diretta, ma poi lo metterai. Con lei sono in diretta, sì, Ari, con lei sono in diretta, quindi la tubaiola ormai l'ho detto. Però siamo così, siamo spontanee, se no tanto vale. Allora, non me lo lasciate qua un'ora, perché se no non togliete più, nel senso, uno secca la stencil, Collate. e due lo lasciate lì. Scocciatemelo solo da una parte, così quando dovete tirar via non fate fatica.
Perché se me lo incollate bene, perché volevate essere precise, poi quando dovete tirar via, non è essere precise. Magari. Non puoi dire magari quando sono già partita a toglierlo. No, dicevo magari ecco. Togli quella cosa. Allora, qua è successa questa cosa qui, che dopo la togliamo da secco. Perché qua c'era l'intercapedine della scatola, vedete che c'era il buco? Quindi passando la scatola è andata a ficcarsi in quel buchino lì. Ma non è un problema. Quando la scatola è secca e asciutta, io vado, se voglio fare una cosa precisa, vado col cutter e lo alzo e questo viene via. Ma quello rimane un pochino a rilievo. E certo, la bellezza di questo stencil è soprattutto questa cosa qua. È quella che stavo dicendo. È caduta? No. No, è quella che dicevo magari ci conviene prima togliere. Vai a lavarlo tu? Sì. Tu sai già dov'è, no? Brava, passi a me? Passi a me così faccio vedere un attimino le ragazze. Attenzione. Allora, la cosa bella di questi stencil, soprattutto dei nostri stencil, ma anche di molti altri che usano altri materiali, non è che siamo gli unici al mondo a farli, anzi, è che però questo leggero materiale, un pochettino più spesso, crea che cosa? Appunto, questo spessore che poi dopo per tutte le altre procedure, quindi anche di invecchiamento, patinatura, collecere o altro. La differenza rispetto a quelli in altro materiale sono questo qua, che è molto più sottile, sono... Che non è che non vanno bene, hanno due prezzi diversi e due tipi di modo di essere creati diversi, ok? Questi qua vengono solitamente creati con un plotter da taglio, appunto, che incide e taglia. Questi qua vengono creati appunto con una macchina laser molto molto grande, di un certo livello, che va a laserare il materiale. E durano anche.